Stasera si terrà la presentazione del libro di Gianni Barbacetto, Se telefonando, su un argomento molto caldo, quello delle intercettazioni e del nuovo disegno di legge in merito. Il diritto alla privacy è un diritto giusto che va rispettato, ma che ha già degli strumenti, delle regole, delle leggi che lo garantiscono. La verità è che un uomo di potere ha anche delle limitazioni alla sua privacy. C'è prevalente il diritto di cronaca, c'è prevalente il diritto dei cittadini a sapere da chi è governato. Per carità, siano sempre scrupolosamente rispettate le regole delle intercettazioni che non sono importanti dal punto di vista dell'indagine, che attengono a questioni personali, sessuali, eccetera, non vadano sui giornali. Ma quando questi fatti, anche fatti di comportamenti sessuali, diventano non gossip, ma diventano materia politica, come nel caso per esempio delle vallette di Noemi, delle amiche del Presidente del Consiglio, lì non si tratta di gossip, non si tratta di vita privata, sono questioni politiche. Ricordate che nel 94, quando è sceso in politica, Silvio Berlusconi ha mandato nelle case di tutti gli italiani un volumetto dove c'erano le immagini della sua vita. È un uomo che è abituato a vivere in pubblico, e allora non riesco a capire che cosa ci vuol nascondere, perché lui, che vuole tanto mettere in mostra il suo corpo, la sua vita, il suo successo, la sua ricchezza, perché ci vuole tenere nascosto qualcosa? Che cosa vuol tenerci nascosto? Noi invece lo vogliamo sapere. Si chiama Ecofollie, il nuovo libro di Milena Gabanelli. La storica conduttrice di Report lo ha presentato giovedì alla Feltrinelli di Milano, parlando a lungo delle mille difficoltà che in Italia ostacolano quotidianamente chi fa giornalismo d'inchiesta. Nel libro, come sono le politiche ambientali in questo momento nel nostro paese? Brutte, nel senso che non mi pare che sia nelle priorità di questo paese occuparsi dell'ambiente, anzi ci si sta occupando di erodere continuamente il territorio in maniera abbastanza scriteriata. I rifiuti non è che si producono dal nulla, quindi in questo c'è una grossa responsabilità dei cittadini. È una questione politica, è una questione civica, è un esempio che non viene dato. Intervistata dal collega e amico Beppe Severgnini, la Gabanelli ha raccontato al pubblico i numerosi retroscena dei suoi reportage, dalle storie scomode di corruzione e malgoverno alle conseguenti denunce e minacce personali, passando dalle forme peggiori di ricatto editoriale come la cancellazione dei contratti pubblicitari. Ti occupi di una compagnia telefonica, ti occupi di un'acqua minerale, questi fanno grossissimi investimenti pubblicitari e quando cominciano a non rinnovare i prossimi 3 mesi sulla rete, hai creato un danno ai tuoi colleghi anche. E allora questo è il ricatto più subdolo e anche il più praticato.